Filippo Moscati, Livornese, proprio contro il Livorno arrivano i 3 punti che ci ridanno la prima vittoria in casa e fanno respirare il Grosseto. Sì, penso che sia abbastanza meritata la vittoria. Abbiamo, secondo me, fatto una buona partita e ci prendiamo questi 3 punti veramente fondamentali. In primis perché comunque diciamo sfatiamo il tabù Zecchini, poi abbiamo vinto un derby al 90esimo che ci dà tanta carica, tanto morale e poi comunque abbiamo passato un paio di giorni non troppo facili perché comunque sapevamo che c'era un positivo, quindi c'era un po' d'ansia, un po' non è stata una nottata facile, però alla fine è andata benissimo. Come si gioca con quasi 3 punti, diciamo con l'inserimento dal primo minuto di Russo, oppure con un trequartista che arretra di più, magari come è stato con Cretella? Come ti trovi meglio e come secondo te il Grosseto può dare di più là davanti? Ma secondo me, cioè io sinceramente mi trovo bene sia se gioca più un centrocampista a tre quarti, sia se gioca una punta. All'inizio, le prime 2 o 3 partite, abbiamo giocato con 3 punte, mi sono trovato bene, creavamo tanto. Poi abbiamo cambiato, abbiamo messo un centrocampista. Forse sicuramente abbiamo più protezione dietro, però diciamo chi gioca gioca sono caratteristiche diverse. Russo magari ha caratteristiche diverse da Pedrini o da Riccardo. Però secondo me cambia poco. Secondo me quando creiamo tanto va bene sia l'attaccante o il centrocampista. Adesso 3 giorni per prepararsi per una partita molto difficile, la trasferta contro la Juventus. Sì, ora ci godiamo fino a domani questa vittoria. L'importante è recuperare perché oggi penso abbiamo speso tantissime energie. Domani siamo di riposo, quindi dobbiamo recuperare bene. Poi mercoledì ci aspetta il recupero con la Juventus, che sicuramente sarà una partita difficile, sarà da battagliare, però vogliamo dirla nostra anche a Alessandria.